Bentornati in questa nuova ricetta. Oggi prepareremo le bombette pugliesi. In più vi svelerò un piccolo trucchetto che utilizzo sempre per renderle ancora più croccanti e soprattutto la cosa bella è che si preparano velocissimamente friggitrici ad aria che ci permetterà quindi di non accendere il forno e dimezzare i tempi di cottura. Gli ingredienti saranno per 3 porzioni di bombette. Ci vorrà del capocollo senza osso o a volte lo trovate anche come coppa di maiale, 40 grammi di caciocavallo o comunque di scamorza dolce, uno spicchio d'aglio e 2 ciuffi di prezzemolo tritato e poi sale e pepe. La cosa più importante è prendere le bistecche e andarle ad assottigliare, quindi con un pestacarne, con l'aiuto magari di un foglio di carta da forno, andarle a schiacciare bene. Più sono sottili meglio è. Come vi dicevo, con l'aiuto di un pezzo di carta da forno andiamo con il pestacarne ad assottigliarle. Io non ce l'ho, userò il mattarello. Una volta schiacciata deve essere così sottile. Poi le andremo a dividere e formeremo i nostri rotolini. Andiamo a farlo per tutte e 3 le bistecche. Ogni bistecca dobbiamo cercare di ottenere 2 parti uguali. Iniziamo a creare le nostre bombette. Prendiamo un pezzettino di carne, lo stendiamo bene, gli diamo una leggerissima salatura e pepatura su entrambi i lati. Perfetto. Quindi poi cerchiamo di mettere in centro tutti i nostri 3 ingredienti. Quindi un pochino di caciocavallo, non tantissimo perché devono essere un po' filanti, però poi non deve neanche fuoriuscire più di tanto. Un bel po' di prezzemolo e un pochino del nostro aglio. Quindi questo diciamo è il nostro ripieno, cerchiamo di rimboccare in modo tale che il ripieno rimanga il più possibile all'interno. Come vi dicevo, andiamo a compattarle bene. Vedete che rischia sempre un po' di uscire, ma noi le andiamo a ricompattare. Ed ecco qua la nostra bombetta, come vedete è già pronta. Vi do un consiglio, andate a comprimerle molto 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 bene e poi le andate a bloccare con uno stuzzicadenti. Ed ecco pronte tutte le nostre bombette, come vedete sono perfettamente chiuse, mi sono aiutato con uno stuzzicadenti, non esce niente e non ci devono essere spazi che fanno intravedere il ripieno. Dove sta, chiamiamolo il segreto, ma in realtà moltissimi lo utilizzano per renderle ancora più crunchy. Le andiamo ad impanare semplicemente in del pan grattato, che potete lasciare così semplice oppure fare come me che gli aggiungo del sale e il prezzemolo avanzato. Perfetto, sono pronte per andare in friggitrice ad aria. Rispetto a quanto le avrete fatte sottile, ovviamente dovrete modulare la cottura. Io vi consiglio comunque di utilizzare la friggitrice ad aria a 200 gradi, farle cuocere 20 minuti in totale e a metà cottura girarle. Poi se vedete che ovviamente non sono ancora crunchy o cotte come volete, potete prolungare la cottura di 5 minuti. Ungiamo leggerissimamente il fondo della friggitrice ad aria e andiamo a mettere le nostre bombette abbastanza distanziate. Ed ecco qua finita la cottura delle nostre bombette. Come potete vedere sono belle cotte, croccantine, il crunchy extra che gli dà il pan grattato condito è fenomenale. Vi consiglio poi di andare a servire togliendo lo stuzzicadenti, tanto rimarranno in forma. Servitele con un contorno di patate.